Benvenuti ragazzi in questo nostro nuovo video su techroandroid.it. Senza ombra di dubbio il comparto fotografico è uno sul quale si stanno concentrando maggiormente i produttori di smartphone top di gamma. E Huawei con questo suo nuovo P30 Pro si colloca anche quest'anno all'interno di quello che è l'Olimpo dei camerafon. Ben 4 fotocamere sulla scocca posteriore, ma tanta tanta tecnologia all'interno di questo nuovo dispositivo di casa Huawei, che andiamo subito a scoprire all'interno della nostra recensione completa. Senza ombra di dubbio, appena preso in mano il nuovo Huawei P30 Pro, ci si rende subito conto di avere a che fare con uno smartphone premium. Il peso di 192 grammi sembra essere inferiore nell'uso quotidiano e ciò che sorprende a mio avviso è la maneggevolezza, grazie ai bordi laterali del display curvi ed al form factor di 19,5 noni che lo rende più stretto e lungo. Costruzione realmente impeccabile, senza alcun tipo di sbavatura. Inoltre, il bordo superiore ed inferiore completamente piatto comunica a mio avviso una sensazione di robustezza. Presente inoltre la resistenza d'acqua e polvere con standard IP68. Ma altro gradevole segno distintivo è rappresentato dal tasto Power con una zona interna rossa. E personalmente un altro accenno di rosso lo avrei visto bene all'interno della USB Type-C di tipo 3.1, ma proprio per essere pignoli. L'altoparlante di sistema, questa volta a differenza di Mate 20 Pro, si trova nella griglia inferiore, sicuramente meglio dal punto di vista della resa audio. Gradita inoltre la presenza nel bordo superiore della porta infrarossi per comandare altri dispositivi. Assente invece il jack da 3,5 mm, che personalmente, complice l'invasione di auricolari Bluetooth sul mercato, è evidente che continuerà ad essere un trend crescente. Ad ogni modo, nella confezione di vendita sono presenti delle cuffie in-ear con design stile Apple dotate di connessione USB Type-C. Scompare il notch di generose dimensioni presente su Mate 20 Pro, il che da un punto di vista estetico migliora la zona frontale con un piccolo notch a goccia, ma fa perdere a P30 Pro il riconoscimento facciale con la scansione del volto in 3D. Rimane lo sblocco tramite il volto bidimensionale, meno sicuro sotto il profilo della privacy, anche se rapido e sempre efficiente nella maggior parte delle condizioni, salvo quelle di bassa luminosità. E parlando sempre di sicurezza, ho trovato il sensore biometrico per lo sblocco con l'impronta digitale posto sotto al display molto rapido e preciso, sblocca 10 volte su 10 e soprattutto ottima la rapidità nel sistema di retroilluminazione che garantisce di posizionare sempre in modo corretto il dito. Ma parlando sempre di quella che è la zona frontale, campeggia l'enorme display da ben 6,47 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD+. Sempre ben visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, con un'ottima taratura cromatica che può essere ulteriormente settata all'interno delle impostazioni della Motion UI. Nessun problema anche per quanto riguarda occhiali polarizzati, assente invece un LED di notifica, ma implementato anche con le notifiche di app di terze parti, l'Always On Display. Buonissimi risultati anche dal punto di vista dell'autonomia per il nuovo Huawei P30 Pro. Infatti, all'interno della sua scocca posteriore è presente una batteria da ben 4200 mAh, che complice il processore Kirin 980 realizzato a 7 nanometri, che ha un'ottima gestione energetica che già abbiamo potuto constatare all'interno del Mate 20 Pro, e in abbinamento alla Emotion UI 9.1 riesce ad ottenere dei valori di autonomia veramente di rilievo. Infatti è facile raggiungere le 7-8 ore di display attivo all'interno dell'arco di una giornata senza limitarsi da nessun punto di vista, quindi con molteplici connessioni a dispositivi Bluetooth, navigazione Maps, connessioni 4G, navigazione internet e 4-5 mail in push. Risultato sicuramente interessante che lo pone ai vertici della categoria dal punto di vista dell'autonomia. Presente inoltre, come abbiamo visto, il caricatore
caricatore supercharge da 40 watt che riesce a garantire una copertura del 70% della batteria in soli 30 minuti, un risultato veramente particolarmente performante. Ma se non bastasse, abbiamo anche la ricarica wireless con standard a 15 watt e il sistema di reverse charge con standard C che permette di ricaricare dispositivi compatibili con lo stesso. Vetro a specchio su questa elegante variante black è presente sulla scocca posteriore, dove il marchio di fabbrica di P30 Pro e il logo Leica vicino alla quad camera a semaforo posizionata sul lato sinistro. Questo avanzato comparto fotografico presenta un primo sensore da 40 megapixel con ottica grandangolare, apertura f1.6 e stabilizzazione ottica. Inoltre, caratteristica che lo distingue da altri sensori RGB è il nuovo schema RYYB, dove in virtù del verde è presente il giallo, condizione che a detta di Huawei consente la possibilità di spingersi fino alla sensibilità di 409.600 ISO. Abbinato troviamo un sensore grandangolare da 20 megapixel f2.2 per la cattura di contesti panoramici, ma la grande novità è data dal sensore da 8 megapixel f3.4 dotato di un sistema periscopico che consente uno zoom 5x stabilizzato otticamente. Concludendo, sotto al flash troviamo il sensore ToF Time of Flight, preposto alla misurazione della profondità di campo soprattutto per garantire un ottimo effetto bokeh e per l'applicazione nell'ambito della realtà aumentata. La qualità delle foto di giorno è veramente notevole, soprattutto per la quantità di dettaglio presente negli scatti realizzati. La lente grandangolare confermo che una volta utilizzata diventa una vera e propria droga, soprattutto se si viaggia è una gioia da utilizzare. Infine, lo zoom 5x offre nuovi scenari ed un'arma in più nel lasciare sopra la scrivania la propria fotocamera. Utile la presenza della stabilizzazione ottica, che però non è proprio immediata nell'intervento quando ci si spinge al 5x. Molto efficace la modalità notte, sia con il sensore principale ma anche con quello grandangolare. I risultati delle foto che si ottengono parlano realmente da soli. Molto completa l'app per la gestione del comparto fotografico, sebbene potrebbe essere migliorata proprio in quella che è l'integrazione nel passaggio tra i vari sensori. Ottimo lo scontorno inoltre dei soggetti nella modalità ritratto. All'interno del piccolo notch a goccia è presente una selfie camera da 32 megapixel, decisamente migliorata rispetto al sensore presente su Mate 20 Pro in qualsiasi condizione di utilizzo. Concludendo, infine, i video si spingono fino alla risoluzione massima 4K 30fps, risultano molto ben stabilizzati e ricchi di dettaglio. Assente la risoluzione a 4K 60fps, senza escludere che possa essere introdotta con qualche aggiornamento futuro. Nonostante ciò, non la reputo allo stato attuale una mancanza di rilievo. Per concludere cito il comparto hardware già pienamente approvato su Mate 20 Pro, che si avvale del Kirin 980 coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDR4X, la GPU Mali G76 MP10 e memorie UFS 2.1 in tagli da 128 256 GB. Presente anche l'espansione di memoria tramite Nano Memory Card formato proprietario di Huawei. Le prestazioni sono di riferimento sotto ogni punto di vista ed in ogni condizione d'uso, grazie anche alla nuova Emotion UI 9.1 che migliora qualche piccolo aspetto sotto il proprio profilo grafico, ma adotta il nuovo file system AeroFS che velocizza la lettura casuale riducendo anche lo spazio di archiviazione. Stracompleta senza ombra di dubbio la connettività con Bluetooth 5.0, NFC, GPS a doppia banda e Wi-Fi ABGNAC Dual Band. Inoltre confesso di essere stato scettico sulla mancanza della capsula auricolare per la qualità dell'ascolto delle telefonate. Invece sentiamo e ci sentono in modo molto chiaro, con un livello di qualità e di pulizia dell'audio veramente alto. Giungendo infine a quelle che sono le considerazioni finali per quanto riguarda questo Huawei P30 Pro, mi sento di dirvi senza ombra di dubbio che rappresenta uno degli smartphone top di gamma più completi dal punto di vista hardware attualmente presenti sul mercato. Ciò che mi è piaciuto tantissimo è la versatilità data dal comparto fotografico grazie alla presenza del sensore grandangolare e del nuovo zoom ottico 5x. Huawei P30 Pro lo trovate disponibile in due tagli di memoria da 128 GB al prezzo di listino di 999€ e in taglio da 256 GB al prezzo di listino di 1099€, e se prendete in considerazione l'acquisto di questo dispositivo fino al 7 aprile sappiate che è disponibile una promozione che vi garantisce 50€ in buoni Huawei Video e in omaggio uno speaker Sonos, un pacchetto complessivo per il valore di circa 300€, quindi
una cosa da non sottovalutare. Ovviamente, se questo tipo di contenuto vi è piaciuto, mettete un bel like, che ci fa sempre piacere. Se avete delle domande, potete scrivermi sotto all'interno del box dei commenti, cercherò di rispondervi quanto prima. Ovviamente attivate la campanellina per non perdervi tutti i contenuti da qui a seguire di Tecno Android, e se proprio non avete abbastanza, ci potete seguire anche sul canale Sky 887. Per il momento è tutto, io vi saluto e vi aspetto sempre qui, a presto, sul nostro canale YouTube, Roberto per Tecno Android.